Federico Ballerio, 6 mesi lontano dal campo, la prima sensazione al tuo ingresso? No, è stato bello, molto... è bello, molto bello perché dopo 6 mesi difficili rientrare con un ace in battuta è stato molto divertente. Mi è piaciuto un sacco ritornare a giocare e sono soddisfatto. Entri in battuta, fai un ace in difesa, recuperi la palla, Dragov appunto, una bella soddisfazione. Sì, assolutamente. È un rientro che tutti si possono aspettare, che nessuno... cioè, fantastico. Difficile da aspettarsi un rientro del genere. Venendo alla partita, come l'hai vista dal campo? Dal campo è stata una bella partita. Loro avevano un opposto che era a mezzo servizio e il secondo palleggiatore, però comunque è andato loro, sono stati bravi, ci hanno messo in difficoltà sia nel primo che nel terzo set, ma comunque siamo stati in grado di portarlo a casa con sacrificio. Settimana prossima a Monselice arriva il Sandonà in ripresa dopo piazza al palleggio. Anche Sandonà sarà una partita difficile come tutte, però comunque in casa dobbiamo mettercela tutta e riuscire a fare un buon risultato anche in casa, speriamo. Guglielmo, 3 punti, sfattiamo un tabù di 6 anni, soddisfazione a 1000. Credo forse che siano 7 a memoria, comunque un grande Monselice questa sera. Tutti quanti, perché in settimana abbiamo lavorato bene tutti, quindi è una vittoria del gruppo di 15 ragazzi, perché noi siamo 15, e sono stati bravi tatticamente a rispettare le indicazioni, tecnicamente hanno eseguito i colpi in maniera, diciamo, pressoché perfetta, però comunque questa è stata una vittoria di cuore, perché qua ragazzi è il più bel palasport del Veneto dal punto di vista del tifo. Io non ero mai venuto a giocare qui a Trebasele, ed è un'adrenalina, un'emozione stupenda, quindi complimenti anche agli avversari, perché se una gara è bella è perché l'avversario vale. 3-7 fotocopia, Monselice devastante all'inizio, qualche difficoltà a metà, però dopo si è sciolto alla grande. Secondo me noi abbiamo preparato meglio la partita e soprattutto i nostri giocatori magari l'hanno messo in pratica meglio le indicazioni. Coach dall'altra parte ha fatto delle scelte che probabilmente avrei fatto anche io. È stata la qualità dei giocatori dal punto di vista tattico che ha fatto la differenza, perché le nostre battute ficcanti con Gallotta e poi col subentrato Ballerio, io vorrei citare questo ragazzo che praticamente si è operato al cuore 3 settimane fa e diciamo che il pezzo di cuore che mancava l'ha portato dal policlinico. Comunque bravi tutti, ripeto, grande prestazione di Gargella e il nostro spumeggiante palleggiatore premiato MVP, perché ha fatto una grande partita. Settimana prossima Schiavonia un Sandonà nettamente in ripresa. Sandonà ha acquistato un palleggiatore nuovo e quindi ha cambiato il volto della squadra. Loro hanno degli attaccanti che sono buoni, con questo palleggiatore stanno giocando meglio, ho visto la partita con Mestrino, quindi sarà un'altra lotta, però comunque noi diciamo che se imponiamo il nostro ritmo abbiamo rispetto di tutti ma paura di nessuno. Schiavonia è il nostro covo, quindi per i nostri ragazzi del settore giovanile dobbiamo giocare al massimo. Una citazione particolare, questa vittoria la dedichiamo al nostro dirigente che è scomparso qualche giorno fa e diciamo che questa è una vittoria soprattutto per lui.